Intanto preciso che vi è un'ordinanza di sospensione dei mercati per la giornata di domani. Domani e mercoledì è giorno di mercato in città e naturalmente è stato sospeso, è utile che ciò venga detto. L'ordinanza di stamattina è quella che sostanzialmente mira ad evitare o comunque ad attenuare i rischi connessi alla formazione di stalattiti sui cornicioni dei palazzi. È in realtà un pericolo abbastanza serio e per questa ragione abbiamo ritenuto necessario fare un'ordinanza che obblighi i proprietari delle abitazioni o comunque coloro che ne hanno la responsabilità, e cioè i capi condomino, di verificare le situazioni in ogni fabbricato e naturalmente provvedere alla eliminazione del rischio qualora si accorgessero di tale situazione. Abbiamo avuto, io voglio ringraziare il presidente del Bianco, la totale adesione da parte dell'associazione che raggruppa i capi condomino, il quale ha, come dire, diramato, diffuso questa nostra ordinanza. Secondo aspetto importante riguarda i rifiuti. Nell'ordinanza si chiede, si obbliga al non conferimento di vetro, carta e plastica e di ridurre al massimo il conferimento dell'organico. Domani dalle 13.30 la SMEA, unitamente ai vigili urbani, provvederà a liberare tutti i cassonetti che sono stati purtroppo occupati dalla neve. Probabilmente da domani mattina cominceremo, se non addirittura stasera, cominceremo a operare dinanzi alle scuole e agli accessi ai plessi scolastici. Purtroppo queste zone sono in gran parte occupate da autovetture ferme in sosta. Chiediamo ai proprietari di poterle rimuovere perché nei prossimi giorni, non so se direttamente già da giovedì o nei giorni successivi, intendiamo aprire le scuole e quindi vi è la necessità di intervenire in maniera drastica per consentire l'accesso, e l'accesso deve essere in totale sicurezza. È assolutamente importante come i mezzi pubblici debbano essere utilizzati al massimo, già sono perfettamente operativi al 100%, sono in orario, sono molto utilizzati e quindi chiediamo alle persone di continuare su questa linea. Nel frattempo prosegue la pulizia dei marciapiedi, dovremmo aver completato, mi hanno comunicato pochi minuti fa, Borgo San Giuliano, via Bancalducci, via Severini. Interverremo sul centro storico per un ripasso perché il centro storico manifesta qualche criticità. Siamo intervenuti su vicolo dell'Abbondanza con una nostra turbina e stiamo intervenendo anche sull'asilo nido Topolino nella zona dell'asilo nido. Via Foscolo e via Valerio pure sono, credo, tra stasera e domani mattina oggetto di intervento. Siamo intervenute sulle piante che riguardano, quindi con lo sgravamento da parte della neve per le chiome su via Indipendenza, via Martiri della Libertà, via Mattei, via Isonzo e via Piave, e quindi sono state scaricate le chiome. Ricordo che tutte le informazioni sono sul nostro sito, che è aggiornato direi abbastanza frequentemente, e se non ci si riesce a collegare, perché può capitare, è capitato di qualche blocco in questi giorni, la nostra pagina Facebook del Comune riporta analiticamente tutte queste informazioni, probabilmente anche un po' più precise di quelle che abbiamo noi. In questi giorni di ricognizione, lei che è stato sul pezzo, come diciamo noi giornalisti, e che quindi si è reso conto della realtà che i cittadini vivono, come ha trovato i maceratesi rispetto al fenomeno? Sono attivi, si danno da fare, insomma collaborano, c'è solidarietà? Io devo dire questo, ti ringrazio della domanda, perché io ho visto grande attivismo, grande impegno di tante persone che hanno rimosso la neve dai propri passi, ma che hanno anche in taluni casi e di sovente pulito per esempio i marciapiedi prospicienti le loro abitazioni. Devo dire grazie anche
a una parte dei commercianti, ci piacerebbe che fosse fatto a tutti, ma insomma devo dire che complessivamente la città ha risposto, di questo dico grazie a tutti, così come dico ancora una volta grazie ai volontari del GUS che ci stanno aiutando. Mi fa piacere avere una cittadinanza che è consapevole della situazione, che prende atto, ma che nello stesso tempo non è passiva, anzi si attiva abbastanza compiutamente su tutto il territorio. Bene, quindi un maceratese rompighiaccio quello che viene fuori dal ritratto del sindaco Romano Carancini. Io voglio ringraziare tutti i servizi del comune, i funzionari, i dirigenti che si stanno prodigando con grandissimo impegno, anche, come dire, oltre l'orario, e soprattutto per l'attenzione verso la città e la passione verso la città, così come bisogna ricordare alle persone che ci ascoltano che le ditte che operano sul territorio oramai operano da circa 4-5 giorni senza soluzione di continuità e la stanchezza un po' affiora. Lo dico perché non è che sia semplice andare ad attingere altre ditte, tutti i territori sono impegnati, quindi bisogna comprendere qualche volta anche alcune tregue nell'arco della giornata rispetto al lavoro che si sta facendo.